Federica, ben trovata. Ben trovato a te. Mi ha incuriosito una pagina su un giornale toscano, le modalità di come votare a queste elezioni regionali. Ecco, una cosa che mi sfuggiva sono le preferenze che si possono dare. Esatto, è la prima volta che votiamo con una legge elettorale che prevede il ritorno alle preferenze, che sono però cosiddette agevolate, nel senso che non ci sarà bisogno di scrivere sulla scheda il cognome e il nome perché saranno già stampati, sarà sufficiente mettere una croce nel quadro che è a fianco sul lato sinistro di ogni nome e cognome. E sarà possibile dare una doppia preferenza nell'ambito della stessa lista e a patto che sia di genere diverso, quindi un uomo e una donna. In questo caso il voto poi andrà anche alla lista corrispondente, al presidente della regione collegato, al candidato presidente collegato, che però, lo dico per completezza di informazione, potrebbe anche essere votato in maniera disgiunta, cioè votare la lista di un raggruppamento, ma il presidente di un altro raggruppamento. È importante, ripeto, che la preferenza nella preferenza sia rispettata l'alternanza di genere, perché altrimenti rischia di essere invalidata la scheda o magari di andare la preferenza soltanto a uno dei due, cioè quello che appare prima nell'ordine di elencazione sulla scheda. Perfetto, grazie Federica. Grazie a te.